Luca Ciurlè è organizzatore di un evento che si terrà prossimamente alla Fabbrica e a Crevola d'Ossola all'Ossola Shopping Center. Si tratta di una mostra scambio e in particolare di alcuni eventi dedicati ai fumetti. Dunque, la borsa scambio è una borsa scambio dedicata ai tre generi principali, che sono modellismo statico e dinamico, giocattoli antichi, quindi trenini, carta e vinile, e naturalmente all'interno della carta c'è anche il fumetto. L'evento, avremo la fortuna, non essendo in concomitanza con il Luca Comics and Game, il più importante evento di fumetti d'Italia, abbiamo la possibilità di avere degli autori di primissimo piano. Avremo ad esempio Gino Vercelli, autore del Nathan Never attualmente in edicola, che sarà presente sia sabato che domenica. Avremo Giuseppe Candita, autore e disegnatore del Giulia, che è stato in edicola nel mese di settembre, La Piscina, presente sabato. Avremo Yuri Gamberoni, che è un giovane fumettista che sarà presente sabato e domenica. Avremo sempre nella giornata di sabato Claudio Chiaverotti, uno tra i più importanti sceneggiatori esistenti in Italia. Inoltre avremo una piccola anticipazione il venerdì. Questa volta avremo come ospite Federica Di Meo, un'importante mangaka italiana, giovane mangaka autrice di Somnia, un manga della Panini Comics, che terrà nella mattinata di venerdì un corso di un laboratorio di disegno manga con tavoletta grafica ai ragazzi del liceo artistico di Omegna. Infine, dalle 5:30 all'Ossola Shopping Center avremo la presentazione in anteprima del nuovo libro di fumetti di Mauro Polli, Pino l'Alpino. La mostra scambio è giunta alla settima edizione. Siamo con l'ideatore praticamente di questa mostra. Sì, diciamo che ufficialmente è la sesta, anche se c'è stata un'edizione zero, che è stata la prima come sperimentazione, creata da noi Associazione La Nuova Idea e insieme alla Proloquo di Villa Da d'Ossola. vedere quindi in questa mostra. Si potranno vedere, diciamo, tutto quello che riguarda il mondo del modellismo, sia statico che dinamico, giocattoli di una certa epoca. Poi passeremo sul vinile. Dischi in vinile, ne porteranno a migliaia e migliaia gli espositori che arriveranno da Torino, da Cuneo, un po' dappertutto il Piemonte, e poi chiaramente seguendo, dopo il settore cartaceo, si passerà al settore fumettistico, dove c'è in un ultimo salone ci saranno fumettisti che arrivano un po' dappertutto, sia disegnatori che non, e anche venditori di fumetti e di gadget tipo, non so, Harry Potter, tanto per fare un esempio, oppure Batman, oppure l'Uomo Ragno, eccetera, eccetera.